Potrebbe essere martedì 25 il giorno del ritorno del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali pugliesi. In ballo c'è un'indennità di carica mensile lorda moltiplicata per ogni anno di esercizio del mandato, ma a partire dal 1 gennaio 2013 e non dalla data di approvazione. Il provvedimento era stato abolito nel 2012. Nichi Vendola presidente e il vento della spending review, forte sui costi della politica, è tornato a fare capolino nel 2021, nell'ultima seduta del Consiglio di Via Gentile prima della pausa estiva, esattamente come quella di martedì 25, che segnerà l'inizio delle ferie estive per partiti e forze politiche. Due anni fa era finita con una contraerea di polemiche e il passo indietro a settembre. Stavolta invece si è scelto l'iter ordinario nelle commissioni e così la prima e la settima si sono riunite qualche ora fa. Parere favorevole in un caso, ma solo relativo alla copertura finanziaria, disco rosso della commissione statuto e regolamenti, per la quale però serve la maggioranza qualificata dei votanti. In compenso, i 20 minuti di vertice sono serviti ugualmente a chiarire le posizioni. Contrario il Movimento 5 Stelle, che pure aveva firmato inizialmente il documento, favorevoli PD e Civici, mentre Azione e il centrodestra si astengono e aspettano la prova d'aula. Meno di 2 settimane per capire come andrà a finire.